Allora, là in fondo, 1º febbraio 2024, siamo in pieno inverno e vediamo un po' cos'è successo. Non credo che sia successo molto. Allora, proseguo. Andiamo verso il piccolo impianto vicino alle case. Qui c'è da lavorare, ho visto. Farò un percorso velocizzato perché, dai, tanto le cose che si vedono non sono tante. Adesso gli ultimi, diciamo, trapianti sono stati effettuati. Ora faccio il giro. C'è ancora il girasole pronto per raccogliere il seme. Ecco, qui c'è il primo trapianto che adesso non mi ricordo cos'è, comunque due sono stati trapiantati. Ecco, vado verso il primo filare. Io mi fermerò un pochettino dove effettivamente sono stati fatti i trapianti, che te Matteo possa vedere. Allora, questo è il primo. Questo sicuramente è un frutto che è stato piantato all'incirca un mese fa, forse anche di più. No, sì, un mese fa, prima delle feste. Ecco, secondo filare. Che vedi, ci sono ancora delle foglie in questo prugno. Sono venuti in un secondo momento. Allora, secondo filare mi sembra che non c'è stato effettuato nessun impianto. Oh, cosa vedo? Ho lasciato la manga qua, porca miseria. Terzo filare, ecco qui qualcosa c'è, c'è anche la vanga che ho lasciato qua, ho visto, anche la vanga, e qui oltre a, mi sembra un frassino centrale, sono stati trapiantati due altri alberi forestali. Sono le canne, adesso mi avvicino, tolgo la manga. Ecco, quella è la distanza che sono stati messi.
Poi proseguo, dopo qui non ci dovrebbe essere altro nel terzo filare, però vedi che le piante da frutto qui hanno sviluppato, si vede. Sì, qua c'è un altro trapianto di un frutto sicuramente, è stato fatto prima delle feste. Poi andiamo nel quarto filare. Quarto filare. Ecco, qui c'è un frutto, perché vicino ai frutti non ho trapiantato nessun altro albero forestale. Qui ce n'è un altro. Sorgo, un sorgo, infatti si vede dal cartellino. Siamo nel quarto filare. Ok, andiamo nel quinto filare. Ecco, qui c'è un forestale e diciamo con a fianco due forestali. Mi sembra che sia un frascino con a fianco quello che mi hai dato, che adesso non mi ricordo. Poi subito vicino è stato trapiantato anche un frutto. C'è un frutto, ecco. Poi andiamo avanti. Qui c'è un altro, un forestale che con due altre forestali di fianco, che adesso non sono in grado di dire quali sono, comunque sono molto piccoli, eh. Adesso lì le vedi, sono uno, due. Non so se è... Ecco, poi qui altri due forestali, perché qui diciamo abbiamo messo due forestali, ma ci doveva andare in mezzo tra i due forestali, ci doveva essere un pioppo bianco che non ho messo perché non l'avevo trovato. Dopo mi hai detto che non c'era bisogno di... Ecco qui altro forestale con due a fianco. Era buono, quindi non dovrebbero esserci problemi. Ecco, questo è riguardo al quinto filare. Dopo nel sesto non ci sono stati fatti dei trapianti. Oh, adesso ci guardiamo,
Il sesto pilare. Sesto filare, torniamo lungo il fosso, lungo il fosso, faccio una panoramica dell'impianto là in fondo, dal sesto filare verso dietro. E poi percorro il confine dove c'è, come si chiamano non lo so, però sono quelli che faranno da frangivento, ma lo fanno già perché sono già abbastanza consistenti nella, come rami. Ecco, adesso entro dentro all'impianto della tenda bianca. Ecco, vedete che i rami dei frutti rendono difficoltoso il passaggio, però si cerca di evitarli. Poi andiamo verso la tenda bianca. E ritorniamo verso il canale. Così c'è la vite. Ah.